Buongiorno a tutti, e grazie per l'ennesimo invito e ringrazio il Comune di Gioia Ionica che ci ospita in questa splendida sala. Ringrazio tutti gli ospiti, i relatori, i presenti. Quando io faccio una promessa, che quando sento associazione calabrese nel mondo, io sento nativo canarese, appartenendo, voglio dire, a una terra calabrese, cuore, no? Mi emoziona, e infatti siamo sempre in contatto con tanti stranieri. E io sono assessore presso il mio comune, Maria di Gioia Ionica, e sono assessore da 4 anni, da quasi 2 anni faccio parte del progetto Belchi, che è un progetto che ha istituito la Commissione Europea, che dà la possibilità a tutti i consiglieri locali in Italia e in Europa di confrontarsi e di portare avanti le proprie istanze, progetti, delle diciamo, criticità dei territori e di quello che eventualmente si svolge anche, delle scelte fatte anche dall'Europa. Questo progetto è partito, come dicevo, 2 anni fa, abbiamo avuto la possibilità di essere la prima delegazione insieme ad altri 35 consiglieri di tutta Italia. All'inizio, devo dire la verità, io, come diciamo, quando avevo l'età dei ragazzi, si parlava molto poco di Europa, anch'io ero uno poco, diciamo, credevo molto meno, ma oggi devo dire che le opportunità che ho visto in questi anni sono enormi. Infatti io dico sempre che bisogna girare e conoscere tutte quelle realtà che oggi purtroppo tante volte non vengono spiegate. Infatti io ringrazio la Europe Direct di Gioia Ionica, che io, grazie anche a questo progetto che non conoscevo e che non sapevo dell'esistenza della Europe Direct a Gioia Ionica, come l'Eurodesk che si trova a Gerace, a Gioiosa sempre, scusate, e allora Dana Panetti che rappresenta. Noi abbiamo avuto questo, diciamo, questa opportunità di partecipare a Bruxelles e abbiamo praticamente avuto modo di conoscerci e di confrontarci, e devo dire che tutti, diciamo, i consiglieri che erano presenti lì hanno portato avanti le stesse problematiche che bene o male ognuno di noi nei propri territori ha.